La legge numero 4 scoprirete che la legge numero 4 mette alcuni elementi di ulteriore attenzione rispetto alla norma precedente, ma siccome voi siete centro studi, siete tutti quanti liberi di entrare nel merito. Per quanto riguarda le nuove strutture alberghiere, ma le nuove strutture alberghiere potranno essere realizzate nel momento in cui le amministrazioni regionali e comunali provvederanno a predisporre i loro piani urbanistici comunali, e qualora i piani urbanistici comunali lo prevedono, potranno farle. Cerco di unire alcune domande. Un altro tema è questo degli abusi. Mi chiedono, entro la fascia di 300 metri, gli abusi già esistenti da tempo si potranno sanare, e poi ancora gli edifici edificati abusivamente in zone prive di servizi vengono oltremodo premiati volumetricamente, creando ulteriormente danno al territorio. E poi si dice no, questo non è, come dire, anche un'ulteriore beffa per chi invece in questi anni ha rispettato le leggi. Allora, gli edifici realizzati abusivamente non potranno minimamente utilizzare la norma, su questo non c'è ombra di dubbio. Per quelli che invece sono stati realizzati abusivamente e hanno ottenuto il titolo abilitativo, seppur successivamente, per una decisione presa d'intesa da tutte le regioni italiane, con messo a verbale il parere negativo della regione Sardegna a nome dell'ingegnere Azunis, e col grande contributo in modo particolare del presidente della regione Puglia, della regione Emilia-Romagna e della regione Toscana, sono stati inseriti nel dispositivo. Un altro tema è quello dei centri storici, l'ha accennato anche Chico Porcu. Assessore, in che modo questa legge va a incidere nei centri storici? Lei ha parlato di miglioramento anche in questo caso, anche se e tipo prima specificato che si tratta delle zone A, B, C'è una norma specifica che prevede all'interno dei centri storici la possibilità di usufruire della norma legislativa solo per il patrimonio immobiliare che risulti realizzato da meno di 50 anni, quindi non avente carattere storico, patrimonio immobiliare che peraltro deve essere puntualmente individuato dalle amministrazioni locali. Quindi solo per il patrimonio realizzato da meno di 50 anni sarà possibile l'applicazione delle norme, fermo restando la obbligatorietà dei comuni di valutare, seppur antecedente a 50 anni, il bene si trova in distonia rispetto ai caratteri peculiari che il centro storico esprime. Faccio un esempio: hanno costruito in un vuoto urbano un edificio in calcestruzzo con verande che non ha niente a che fare con la tipologia tipica del centro storico. Quello è un edificio dove presumibilmente il comune rileverà l'esigenza di poter incidere per migliorarne la configurazione. Potrà esserci invece un edificio che, pur realizzato da meno di 50 anni, sia stato realizzato in base alle linee filologiche che il centro storico esprime, perfettamente integrato nel tessuto urbano, non è in distonia col centro storico, e su questi edifici l'intervento non potrà essere fatto. Allora, io sono d'accordo su questo punto. Tra l'altro, un emendamento che abbiamo presentato in Consiglio regionale per restituire ai comuni la possibilità di prevedere perlomeno nei centri storici, quando fosse il caso di intervenire o non intervenire. Questa è una delle cose, dei buoni effetti della discussione in Consiglio regionale. Devo dare atto all'assessore che non sono state accolte molte delle nostre ragioni, ma questa è stata accolta. Io volevo, Alberto, se mi consenti, però fare, non tornare su una domanda, però intanto visto che l'assessore dovrà rispondere a molte domande, anche altre, però volevo tornare su uno dei temi precedenti, cercando anch'io di essere telegrafico. La prima cosa è, non voglio aprire una discussione adesso sulla competenza del paesaggio, che è poco interessante, però faccio notare all'assessore un aspetto. Se è vero che le modifiche a PPR o anche la stessa censura del PPR richiede, per le norme dei codici urbani, un'intesa preliminare e anche una verifica di coerenza su quel piano paesaggistico, evidentemente questa non è la competenza proprio da occhi chiusi, perché quel piano paesaggistico che regola la tutela e la valutazione del bene in qualche modo è soggetto a una verifica di coerenza con lo Stato. Allora, la cosa che sorprende è che una legge edilizia che doveva occuparsi di
edilizia, se questo è il tema necessario, si va a incidere su delle norme che dovrebbero essere in qualche modo concordate con lo Stato, e noi lo riteniamo uno degli elementi che genera un'illegittimità di questa legge, è anche una speranza che abbiamo, perché noi è evidente che vogliamo o auspichiamo che questa legge perlomeno in queste parti venga bloccata. L'altra considerazione che io faccio invece, ed è il motivo per cui l'assessore ricordava la mia ossessione dei numeri, ma l'ossessione dei numeri deriva da una cosa, che i numeri ci fanno capire di che cosa stiamo parlando. Perché se io parlo di una legge che ha delle finalità specifiche, alcuni immobili sulle coste, alcuni edifici che devo recuperare, quindi una legge mirata e non generalizzata, l'effetto di questa legge va valutato di caso in caso. In questo caso mi chiedo se il legislatore, che prevede invece un intervento indiscriminato, generalizzato, si renda conto pienamente degli effetti che questo intervento può avere. E dico un'altra cosa, noi stiamo discutendo il piano regionale di sviluppo. E cosa facciamo con questa legge? Che di fatto ipotichiamo la filosofia di sviluppo di alcune realtà. Perché per dare ossigeno temporaneo al sistema, l'assessore parla di 40.000 interventi, 12.000, no, la parla, perché non l'ha detto anche l'assessore, che prevede 40.000 cantieri. Poi ci dobbiamo chiedere questi cantieri dove si verificheranno. Il nostro sospetto è che i cantieri si apriranno dove ci sono, dove c'è una convenienza da aprire, dove c'è un ritorno. Allora, dato che io non mi limito a qualificare il patrimonio esistente, o che lo qualificherò prevalentemente in una certa zona, cioè nelle fasce di pregio, il fatto che Dovio Libera ha 15 interventi di lotti nuove e lottizzazione a Castiaras sta incidendo sul piano di sviluppo, sta incidendo sulle prospettive di sviluppo di una zona. Allora, noi stiamo arrivando a dire, questa è una mia opinione, la faccio, è un punto di vista che offre una scuola di formazione politica. Stiamo andando a dire che lo sviluppo è trainato al mattone, che il turismo è trainato al mattone,